Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Green Hell. Come sempre io sono Bruce Vidal, benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, siamo già in game perché nella scorsa puntata, mamma mia che puntata, che trama, che gioco, ci ha regalato una storia eccezionale con un finale eccezionale. Ma come vi avevo detto già nella scorsa puntata, volevo provare l'ulteriore finale che penso che ci sia, è solo un'ipotesi, cioè vedete che adesso non abbiamo ancora trovato una cura, sono partito da un salvataggio prima che scoprissimo la cura apposta, perché voglio assolutissimamente andare là dove c'è sostanzialmente il rampino e senza la cura andare e scalare la montagna e vedere se c'è veramente un finale alternativo. Beh, il coccodrillo ci dà subito il benvenuto. Vediamo di farlo fuori magari a frecce. Proviamo con le frecce. E due frecce abbiamo seccato via questo maledetto coccodrillone, che poi è un caimano nero. Ed ecco qua il punto, quindi lanciamo il rampino come avevamo fatto nella scorsa puntata. Però vi ricordo che adesso non ho scoperto la cura che avevamo trovato, quindi possiamo tranquillamente provare ad entrarci là e capire cosa cambia, se c'è veramente un secondo finale oppure no. Sono curiosissimo di capirlo. La casa dove c'eravamo con mio, quello che ci siamo immaginati in questo caso, è sempre qua. Non cambia niente, è sempre la stessa, quindi non cambia assolutamente nulla. Situazione, posto dove c'era la barca o comunque dove siamo approdati è identica, non vedo assolutamente differenze. Situazione, panorama identico, bellissimo come sempre amici, cioè io vi faccio vedere adesso, magari spendiamoci 2 secondi in più per farvi vedere questo bellissimo panorama, questo effetto luce, i pappagalli che volano, veramente bello. È un effetto sia bello da vedere, sia però che non ti dà troppo il tempo di aspettare perché la giungla ti punisce subito. Quindi è l'estremo bellezza e nello stesso tempo crudeltà. La grotta c'è sempre, eccola qua, quindi passiamola velocemente. Secondo me dobbiamo sempre fare il rituale a questo punto. Non cambia praticamente nulla. Bisogna fare il rituale e poi vedere cosa succede. Qua c'è la solita piantina che mi prendo molto volentieri. E qua c'è sempre il solito villaggio. Quindi continuiamo. Se qualcuno dovesse giocare a questo gioco e magari si trova in difficoltà, lì ci sono le liane in questo albero qua per fare poi il rituale. La piantina rossa lì e praticamente dopo 2 secondi trovate quella pianta. Ma si vede lontano un miglio. Ce ne dovrebbe essere altri comunque. Beh, la differenza è che c'è un indigeno qua e non vorrei incontrarlo. L'indigeno ci ha visto e ci vuole attaccare, maledetto lui. Ma lasciaci stare, non ti voglio far male, vai via, maledetto, vai via, non ti voglio far male. Forse ha desistito. No, non ha desistito, è ancora qua. Che ci vuole? Volato totalmente. Non volevo fargli male, però mi avrebbe ucciso. Quindi andiamo subito qua. Il villaggio è sempre lo stesso. Andiamo a vedere se è nella stessa situazione. Mia? Ecco, Mia, vediamo un po'. Mia, say something. Sembra nella stessa situazione. Identico, proprio identico. È nella stessa situazione. E anche qua dice praticamente le stesse cose, quindi dobbiamo accendere il fuoco e fare il rituale. E poi comunque le risorse ci sono qua, senza disturbare a tagliarsi alberi eccetera eccetera. Hanno lasciato qua anche dei tronchi comodi. Tizzone acceso e proviamo a vedere, vediamo cosa succede, se veramente c'è un secondo finale, ma credo di sì, non abbiamo scoperto la cura in questo caso. Vi ricordo, se state guardando questo video e non avete visto il video precedente, nel video precedente scopriamo la cura e facciamo il finale. Comunque, link in descrizione, la playlist per seguire tutte le puntate. Li perderei di nuovo. Mia, where are you? Vediamo un po'. You'll stay here with me again. Per ora è tutto uguale. No, no, not again. Per ora è tutto uguale. Lei scompare. Qua c'è Mia in ospedale. Per ora tutto uguale, non è cambiato assolutissimamente nulla. Non mi ha ascoltata, non capisco perché sei qui. Why are you here? I told you already.
I begged you to end it, but you didn't listen. You never do. Non mi ascolti mai. Was it worth it? Did you get what you wanted? Mi dispiace, vedete, se ho la cura è cancellato, quindi mi dispiace, non lo so davvero, diciamogli mi dispiace, dovrebbe essere uguale i due. I just wanted to find you. Vedete che era alloccato. Come. I'm waiting for you. Vieni, ti sto aspettando. Da qua in poi cambia tutto. Quindi fino a qua è tutto uguale, da qua in poi cambia tutto. Vieni, ti sto aspettando. Quindi dobbiamo uscire, vediamo come cambia. Quindi esiste veramente un secondo finale? Eh sì, eh sì. Mia? At last. Non fermo però, E Mia davanti sparisce. Isn't that what you wanted? What? Oh oh. Can you feel them watching? Senti. What the fuck? Eh sì, stanno apparendo. Just calm down. Oh cavolo, eccola qua Mia. Sparisce. And even though you don't want e anche se non vuoi ricordare, non sei rimasto alla pista d'atterraggio. I wish I could. I swear. Please, let's get back to the airstrip. Where are you? Guardate, tutti ci sono. Eccola. Where I've been all along. Sono dove sono stata tutto il tempo. Damn it. If I lose you, then everything here was for nothing. You can't save her. Puoi salvarla. Eccola. You killed them. Hai ucciso loro. Look at them. Look at all the people you killed. I will fix all of this. How many times have you failed? Jake, give up. Please, just give up. Just give up. Go away. Eccola. Guardate quante persone, cioè, assurdo. Please stop. How many times have you been here? I said stop. How many times have you tried? Stop it. You can't save me. There is no one you can save. You can't even save yourself. Oh, that hurts, doesn't it? Leave me alone! Just the way you left her? Alone in the hospital, waiting to die. Solo in os- quindi lui è partito e l'ha lasciata sola. Mercy, and you left her! I wanted to fix this. Will you? Oh, no, don't listen to her. You can't fix it! Yes, I'll find the cure. Just give me another chance. There is no cure. Non c'è cura. Oh. Mia. Then go. What are you waiting for? No. Mia, I'll fix this. Wait for me. Just a little longer. I swear. La sciata bianca anche qua. Questo è quando ci siamo fatti male all'inizio, credo. Sì. You can't run away from this. E finisce così, cioè. Allora, non c'è la cura e in realtà ti dice, ok, non l'hai trovata, riparti da capo per cercarla. Sembra, eh sì, ci sono i titoli di coda, quindi probabilmente è così. Allora, ci sono due finali, uno con la cura dove fa vedere tutto, ma comunque Mia muore, cioè sembrerebbe che muore, però lui trova una cura per salvare il resto del mondo, dopo averne causato la distruzione. E poi c'è un finale dove non c'è la cura, ma lei gli dà la possibilità di trovarla ancora, questa ipotetica possibilità, almeno così
Mi pare di aver capito, ma comunque, amici, se avete capito il finale oppure avete una vostra teoria sul finale, commentate, mi raccomando, in descrizione e vediamo di capire un po' il finale assieme. Però sembrerebbe quasi che Mia gli abbia detto: ok, vai, cerca la cura e riparte il filmato, quello dove all'inizio siamo caduti e poi abbiamo iniziato la nostra avventura. E siamo tornati al menu iniziale, quindi credo di aver capito i due finali, finale 1 e finale 2. Scrivetemi nei commenti se avete una teoria, se la pensate diversamente, se la pensate uguale, se avete le vostre teorie, mi raccomando nei commenti, graditissimi, così capiamo, facciamo una discussione, cerchiamo di capire. Però amici, per questa puntata è tutto, ma questo gioco, attenzione, ha tante chicche da scoprire. Ve ne dico alcune. Ad esempio, esiste la modalità sopravvivenza, quindi possiamo giocare esattamente come giochiamo a The Forest, a quegli altri giochi, cioè quindi senza modalità storia, solo modalità sopravvivenza. Possiamo farlo, quindi interessantissima cosa. Tra l'altro, nella modalità sopravvivenza ci sono un sacco di cose, le abbiamo viste durante il gioco, tipo la costruzione, tipo le trappole, tipo altre cosucce interessanti, le zattere, si può navigare, eccetera, eccetera. In più c'è una modalità di sfida. Nelle sfide dovremmo fare delle cose in tot di tempo. Ad esempio, fuoco da campo. Accendi un fuoco da campo prima dell'arrivo dell'aereo. 3 giorni a disposizione. Zattera. Costruisci una zattera. Ottieni le risorse per sopravvivere al viaggio. 3 giorni a disposizione. Oppure abbiamo campamento resistente, cacciatore, pescatore, radio o addirittura fabbro. Quindi un sacco di sfide e molte altre probabilmente saranno aggiunte. Quindi interessantissimo. Ulteriormente questo gioco si sta continuando a sviluppare con cose nuove per la modalità di sopravvivenza. Ad esempio, hanno aggiunto la possibilità di coltivare alcune piante, che è molto interessante. Quindi prepariamoci a tutto e soprattutto tra qualche mese uscirà la modalità Coop. La modalità Coop permetterà di giocare a più giocatori assieme nella stessa partita in modalità di sopravvivenza. Quindi fantastico, potremmo fare una nuova serie così. Cosa ne pensate? Detto questo, amici, per questa puntata e per questa serie è tutto. Ci vediamo nel prossimo fottuto video del canale di Amorich Gaming, mi raccomando. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un commento e una condivisione. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Esiste la pagina Instagram, Facebook e il gruppo Telegram e tutti i link in descrizione. Da Amorich è tutto e ci vediamo al prossimo fottutissimo video. Ciao a tutti e usate le playlist.